Il primo canestro è andato a segno. Non potevano essere inaugurate in modo migliore le nuove palestre scolastiche realizzate nell'ex laboratorio Pontieri di Piacenza, tra Palazzo Farnese e l'Arena d'Aturi. Spazi enormi, ultramoderni, che profumano di legno e danno una boccata d'ossigeno attesa da anni agli insegnanti di educazione fisica del Liceo Gioia e dell'Istituto Romagnosi. Piacenza non si è mai fermata e anche la restituzione, la possibilità di restituire quest'area bellissima, che è un'area importante della città vicino al Farnese, con una palestra di altissima qualità che va a intercettare sia le esigenze delle scuole, quindi dei nostri studenti, che quello del nostro mondo sportivo, ci pareva essere davvero anche un segnale da dare per far comprendere che il Covid non ha fermato quelle che erano le grandi progettualità. Un intervento dal valore di 4 milioni di euro per la provincia di Piacenza, di cui 1,5 milioni messo in campo dalla regione. Prima sono stati demoliti i vecchi edifici militari, poi gli operai hanno costruito il nuovo impianto, a disposizione non solo delle classi scolastiche, ma anche delle associazioni sportive nel pomeriggio. La palestra grande si estende per 960 metri quadrati, con 200 posti a sedere. La struttura è dotata di pannelli fotovoltaici. Quello inaugurato stamattina è il primo passo di un ipotetico piano di riqualificazione complessiva dell'ex laboratorio Pontieri, per cui il sindaco e presidente della provincia Patrizia Barbieri spera di trovare l'appoggio economico della regione. Stiamo pensando di poter portare avanti un'idea progettuale che veda un campus scolastico in futuro in tutta questa zona. Penso che avrebbe un valore unico, perché c'è la possibilità di avere l'area del Daturi, che è già una palestra naturale, scoperta, è un'area bellissima, fruibile, e qui abbiamo un territorio con il Palmanova, con tutti i fabbricati che fanno parte del laboratorio Pontieri, che sono veramente importanti. Un impegno promesso dalla Regione Emilia-Romagna. Siamo pronti a esaminare tutte le proposte, ne parliamo anche oggi con l'amministrazione provinciale e comunale. C'è la nostra disponibilità a percorrere strade che siano in continuità esattamente con questo processo.